La prima volta da premier a Torino per Mario Monti coincide con la chiusura dei festeggiamenti dei 150 anni dell'Unità d'Italia. Ad un anno esatto dall'avvio delle iniziative di Esperienza Italia, Monti ha raggiunto il cuore dei festeggiamenti, le Officine Grandi Riparazioni di Torino, per l'inaugurazione della rinnovata mostra Fare gli Italiani. Oltre 500.000 di visitatori nel 2011, una straordinaria panoramica sul lento e faticoso cammino verso l'Unità Nazionale che ha colpito il premier, tanto da rievocarla nel messaggio di saluto tributato agli ospiti del Teatro Regio di Torino. Nel Tempio della Musica è andato in scena il concerto di chiusura delle celebrazioni del 150enario, un evento ispirato alle musiche di Giuseppe Verdi, eseguito dall'orchestra e dal coro del Teatro Regio sotto la direzione del maestro Daniele Rusticoni. Monti ha raggiunto il teatro pochi minuti dopo le 21. Ad attenderlo, tenuta a distanza in Piazza Castello, la contestazione degli attivisti No TAV. E alla TAV, Monti dedica un passo del suo saluto, ci arriva ripercorrendo le opere di Cavour, estimatore del progresso, profondo conoscitore delle ferrovie e sostenitore dell'importanza di un'unione dell'Italia con il resto d'Europa. Senza commissioni che ci ancorino all'Europa, da Lisbona fino all'Est, rischiamo l'isolamento tra i flussi dell'economia del futuro. Ispiriamoci dunque a Cavour, in questa regione dovrebbe essere più facile che in ogni altro. Applauditissimo il passo del Premier Monti sulla Fiat. Un invito all'amministratore Sergio Marchionne, seduto in sala, a ricordarsi quanto gli italiani abbiano fatto grande l'azienda automobilistica. Industria che ha fatto grande questo paese, lo ha reso moderno e che continuerà ad essere un patrimonio anche per il nostro futuro. Impresa, la Fiat, che ha fatto grande questo paese, così come il paese l'ha fatta grande, e sono sicuro che anche questo continuerà ad essere un patrimonio per il nostro futuro, se il grande gruppo si ricorderà quanto l'ingegno, il talento, il sudore degli italiani hanno contribuito a...